Siamo con il signor Vincenzo, ex operatore ecologico. Signor Vincenzo, stamattina lei da cittadino ha deciso di scendere in campo e di dare una mano all'attività ecologica, ambientale, tagliando l'erba e facendo cos'altro? Allora, per controllare anche qua la gente che purtroppo scende le puzze della spazzatura dalle macchine, e noi che ci abitiamo qua abbiamo un grosso problema, perché questo è diventato lo sversatoio di Mondragone, fuori Mondragone. Anche perché questi signori buchi non è che diamo la colpa solo a loro, ma il pomeriggio verso le 2 o le 3 scendono tutti in sinistrata per dare solo fastidio e fare immondizia. Allora noi non abbiamo mai un bel quartiere pulito e fatto per bene, perché noi cominciamo a pulire dalla mattina alle 6 quando io sono disponibile a farlo, e lo faccio con il cuore, perché il mio mestiere lo faccio con il cuore. Però purtroppo la gente non vuole capire che questo non è lo sversatoio di Mondragone, questo è per noi cittadini che ci abitiamo qua, per i nostri palazzi, non per loro che vengono esterno e mettono la spazzatura, tutto, vengono ogni orario, alle 4 del mattino, alle 4 e mezzo quando io scendo e vado a lavorare, alle 5, tutto, poi vengono questi signori alle 7 del mattino e non ce la fanno, perché si vanno nascondendo, noi lasciano le buste tutte depositate fuori posto. Con questo nuovo assessore, con questa nuova amministrazione sta vedendo miglioramenti? Speriamo che va tutto bene. Perché io ho avuto il piacere di parlare con l'assessore all'ambiente e gli ho spiegato che io lavoravo nel comune ancora, però purtroppo non lavoro più come operatore ecologico, ma lavoro come giardiniere. Allora, questo è un problema grande, che questi signori, tutti quanti, devono capire che questo qua è un quartiere di centro di strada, cioè la gente passa, questo è un passaggio che porta tutta Roma, va a Roma, va tutto. E vedono l'immondizia a terra a quantità, non ce la fanno gli operatori, non è colpa loro, non è colpa degli operatori, perché non ce la fanno a prendere tutta la spazzatura, perché è troppa spazzatura, mischiata, quando poi c'è la facoltà di porta a porta, stanno facendo questo. Allora la gente deve capire che questo è un quartiere pulito, lo vogliamo tenere pulito? Noi cerchiamo di collaborare ai cittadini, perché ci abitiamo qua, il problema lo abbiamo noi, non loro che vengono qua e vengono a depositare tutto quello che vogliono, frutti vendili, pesci vendili, tutti. Va bene, solo questo lo devo dire. Grazie mille.